ma su questa proposta vorrei analizzare insieme a te un paio di elementi per capirne l'importanza. Voglio analizzare insieme a voi in particolare la fase di approccio al terreno. Vedete come l'appoggio del piede avviene di avampiede. Il tallone praticamente rimane quasi sempre staccato, c'è sempre un piccolo spazio tra il tallone e il suolo. Questo è quello che deve avvenire anche nella corsa. Si approccia di avampiede e si scende con tutto il piede, evitando l'approccio calcaneare. Questo ci serve anche, come si vede benissimo dal video, ad accumulare energia elastica sul polpaccio e sul tendine d'Achille. È quello che succede in questa fase. Questa energia elastica sarà poi da sprigionare nella successiva fase di spinta. È per questo che vi dico che in questo gesto tecnico c'è praticamente tutto quello che ci serve nella corsa. Approccio al terreno, accumulo di energia elastica e spinta esplosiva.